che continua a dire a tutti quanti: sì, uccidi questo per il bene superiore, sì, uccidi questo per fare il bene dell'azienda. Tu ti chiami Sanchez. Sono in protesta. Non è possibile che io debba andarmi a vedere dei film che fanno schifo. Non ne posso più. Che due maroni. In realtà non è completamente vero, è un po' colpa mia. Perché pensavo che questo fosse già un film che faceva parte del DCEU. Ma non è così. James Gunn non ha avuto a che fare con Blue Beetle, era già stato fatto, già stato girato, preprodotto prima del suo arrivo come co-CEO. E quindi sono andato a vederlo e secondo me fa cagare. Ma andiamo a parlarne, ve lo spiego. Let's take it from the top. Allora, quando vado a guardare un film, guardo una serie TV, sia che stia per entrare in sala o che sto per premere play sul telecomando di casa, cerco sempre di arrivare il più distaccato possibile a livello sentimentale, sia che io abbia delle vibe ultra belle, sia che abbia delle vibe fantasticamente brutte. Questo perché io vorrei il più possibile, per quanto riguarda l'assorbimento di questo media, essere un canvas bianco dove il film disegna, attraverso l'acting, attraverso la storia, attraverso le musiche, un'opera che poi io vi vado a raccontare. Perché l'obiettivo, quando ho aperto il canale Criticavi, ho deciso di rinominarlo Criticavi, è avere la possibilità di trasmettervi quello che io ho visto dalla serie TV. Qui però, cioè, partiamo male da subito, ma da subito, subito. E prima di andare avanti vi faccio due premesse. La prima, che non c'entra col film, è: se vi piacciono le nostre produzioni, mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, commentate. Siete voi il motore di questo canale, per cui ci fate un favore enorme. E la seconda è che io personalmente, non mi stancherò mai di dirlo, anzi, visto che mi ci avete fatto pensare, probabilmente farò un video esclusivamente per questa cosa. A me non interessa se il materiale originale presenta personaggi, sono tornato di qua, come avete visto, presenta personaggi, non so, il personaggio è una bianco, caucasico, occhi azzurri, capelli biondi, e nel film decidono di utilizzare una persona afroamericana. A me non interessa, perché io sono in grado di staccare il materiale di origine dal film, anche se è ispirato. Cioè, se il film è bello, il film è bello. Non importa, secondo me, se il materiale, essere così fedeli al materiale di origine. Poi, se vogliamo guardarlo sotto l'aspetto del il film o la serie TV sono fedeli al materiale di origine, possiamo dire sì, no. E da questo punto di vista può essere brutto, però necessariamente per me un film non è brutto perché non è fedele al materiale originale. Il film è brutto perché ha uno script di merda, perché ha un brutto acting, perché le musiche sono fuori luogo. Quindi prima che mi saltino addosso tutti i ben pensanti che mi vengano a dire: ah, non ti piace questo film perché sei razzista. No, tra le altre cose è il source material parla di un personaggio messicano e nel film c'è un personaggio messicano, quindi da quella parte lì siamo a posto. E poi a me solo Mariduegna è piaciuto tanto in Cobra Kai, è stato uno dei motivi per cui sono andato a guardarlo. Poi sapevo che c'era Harvey Guillen, che, come sono sicuro tutti abbiate visto in What We Do in the Shadow, è un attore fantastico che fa dei bellissimi personaggi. Non so, non riesco a non creare delle frasi che volgano al negativo, che non valgano al negativo per questo film. Cioè, è una storia della nascita di un supereroe fatta malissimo, soprattutto legato a quello che succede. Ci sono una valanga di Deus Ex Machina, gente che arriva in posti e guarda caso c'è già la persona che stavano cercando, o per qualche motivo dopo 5 minuti di chiacchiera due persone che non hanno letteralmente niente in comune rischiano di baciarsi. Momenti strazianti messi lì senza averti dato la possibilità di creare una relazione con la persona che soffre per questo motivo. Cioè, dal punto di vista dello script, io, cioè, ma davvero hanno prodotto sta roba? Cioè, raga, ma la state vedendo anche voi? Cioè, io non capisco come, dopo i problemi che hanno avuto con cose come Black Adam o Shazam Fury of the God, dove il plot è veramente, è veramente povero, cioè qui sono riusciti secondo me a fare peggio.
Per non parlare, ok, il comparto CGI è un filino più bello di Flash, perché ci sono delle scene dove CGI effettivamente è fatto bene e il costume a me piace, è figo. Però c'è le solite battaglione in CGI dove sembra tutto fatto di plastica, dove non c'è una vera trasposizione reale delle armature o delle pesantezze o delle distruzioni che apportano. Cioè, io posso capire che non tutti i film devono essere come Avatar, perché a discapito del fatto che La Via dell'Acqua, che abbiamo recensito e ve lo metto qui, guarda che bello, sono riuscito ad arrivare al punto giusto, che ha un CGI impeccabile, perché è letteralmente impeccabile, è chiaro che ha un budget ovviamente diverso, però forse allora non è il caso di fare questi film se non avete il budget per portarli. Fate una cosa tipo Andor, che, come vi dicevo anche in quella recensione, fermo il microfono, è qualcosa che si presta di più al live action perché c'è poco CGI. Io non capisco perché loro si ostinino a fare questa cosa, tant'è che il film ha fatto schifo al botteghino, con un budget di 104 milioni Wikipedia a oggi dice che ne ha fatti 45.8, quindi siamo a meno della metà dei soldi guadagnati rispetto alla produzione. E loro ci hanno spinto proprio. Io non capisco onestamente come sia possibile che l'abbiano prodotto. Non mi convince sotto nessun punto di vista. Cioè, ma lasciamo stare la storia, vabbè, è brutta, ok, l'abbiamo detto. L'acting, a parte lo spreco di questi tre attori, che vi dicevo prima, perché prima vi ho nominato solo Mary Duenya e poi Cervi Guillen. E poi c'è Susan Sarandon, che non è l'ultima arrivata. Un personaggio più piatto di così non potevano farlo. Sono cattiva, faccio cose cattive. Ah ah ah, la mia compagnia ha fatto un sacco di soldi. Ah ah ah, e adesso rubo le cose. Cioè, non lo so, non riesco neanche a stavo cercando di farvi qualcosa, uno spoiler, imitando la profondità del personaggio di Susan Sarandon, ma non ce la faccio. Non ce la faccio perché Beh, ne parliamo dopo con gli spoiler. Concludiamo con le musiche, che vi dirò la verità. A me Synthwave piace tantissimo. Chi mi conosce sa che io ho due generi preferiti. Il metal e la lo-fi. Il Synthwave non è proprio lo-fi, ma comunque fa parte di quel tipo di musiche che mi affascinano un casino, che sono generalmente tutte instrumental. E ci possono stare. Ora, io non so se il fumetto ha questo vibe, però per me personalmente, cioè, le musiche non ci stavano proprio per un cazzo, anche perché cioè, loro passano da questo vibe estremamente messicano, perché la storia parla di una famiglia messicana dove c'è Jamier, è scritto Jaime, non mi ricordo come si pronuncia, portate pazienza, che effettivamente viene scelto dallo Scarab, come si vede nel trailer, e poi da lì si sviluppa tutta la storia. E quindi c'è questa contrapposizione che io non cioè, sono belle, ma non ci stanno minimamente, non ci stanno proprio no. Si salvano alcune battute, perché letteralmente, cioè, quando fai tutto il film, giusto, un'altra cosa che mi ha fatto un po' cringiare è la linea comica, perché la linea comica in realtà è affidata a tre personaggi, ok? Un po' è affidata a Amy Reyes, perché è questo mi sta dando via la voce, è questo goffo protagonista ultra buono, non voglio uccidere nessuno, però insomma è un po' impacciato nonostante sia tornato a casa perché si è laureato. Questo è un piccolo spoiler, ma è letteralmente nel primo minuto di film e non ha nessuna quasi importanza. E un po' è affidata a Jenny Cord, che è interpretata da Bruna Marquezine, che è, diciamo, l'interest di Jaime Reyes, che però anche lì zero. Un po' è affidata a Rudy Reyes, che è interpretato da George Lopez. E un po' è affidata alla sorella di Jaime, Belice Escobedo, es Milagro Reyes. Scusatemi, è che è scritto in fondo, ma perché l'hanno messa in fondo in Wikipedia? Vabbè, cioè, non l'hanno messa nella lista, ma l'hanno messa dopo. Also starring, vabbè. E la linea comica è affidata a queste 3-4 persone e nessuno fa delle delivery belle. Cioè, sono cringe. Boh,
non ho proprio capito, cioè alcuna, cioè tipo alcune battute sono anche divertenti, sono anche, a parte che mi hanno fatto ridere una delle battute che vi faccio dopo perché è spoiler, ma e forse non era neanche tesa come battuta, o forse sì, non lo so, però cioè purtroppo non si salva. E quindi, se lo mettiamo sul nostro caro amico goduriometro, microfono vieni con me, se lo mettiamo sul nostro caro amico goduriometro, vedete come penso possa essere uno dei più brutti goduriometri che io abbia fatto da quando ho deciso di fare il goduriometro. Non va, non va, non va, non va, non va. Non andate a vederlo, non andate a vederlo, perdete del tempo, buttate via dei soldi. Cioè, ma anche guardarlo in home cinema, cioè se guardatevi una puntata di How I Met Your Mother piuttosto. Cioè, nel senso, non ha veramente senso andarlo a vedere, secondo me. Nonostante io abbia delle altre candidature da smaltire e continuate a mandarvi le candidature per gli anti-spoiler perché ci sono alcune cose veramente interessanti, a grande richiesta vi faccio vedere lui, che lo vedete già sullo sfondo, che sta facendo quello che fa un gatto. Un secondo che ve lo prendo. Ta-da! Atlas vi ricorda, cioè no, non vi ricorda perché sta dormendo, però prova a ricordarvi che da adesso in poi ci saranno gli spoiler. Spoiler alert. Dai, fai vedere il musetto un minutino. Madonna, come sei sempre. Guarda che quanto sono strani i suoi baffi. Oh, ecco. Oh, lì. Coccola. C'ha i baffi a cazzo. Cioè, non hanno senso. Comunque, da adesso in poi ci sono gli spoiler. Allora, per cercare di darvi un po' di contesto con spoiler, per ampliare quello che ho detto prima, sicuramente sui Deus Ex Machina ci sarebbe tanto da dire. Vi faccio un solo esempio con un minimo di storia attorno per farvi capire. Hamie ottiene il Blue Beetle da Jenny Cord. Jenny Cord è la nipote di Victoria Cord. Victoria Cord e Susan Sarandon è attualmente alla guida delle industrie Cord, che sono quelle cattive che stanno cercando di distruggere il posto perché la gentrificazione, facciamo dei palazzi, distruggiamo le casette piccoline, eccetera, eccetera, eccetera. In più sta cercando di creare l'OMAC, che è questo sistema di armatura che si crea attorno ai soldati, che però deve essere implementato all'interno del loro corpo, perché lei vuole fare i soldi con l'industria militare. Per cui Jenny gli ruba il Blue Beetle perché, non so, è una ragazzina ribelle o comunque vuole evitare che lei contamini l'eredità del padre, perché il padre, che era proprietario dell'industria Cord, non voleva che si facessero la guerra, insomma, solita roba. Comunque lui ottiene da lei il Blue Beetle, va a casa, il Blue Beetle lo sceglie, lo indossa, si diventa l'armatura, fanno tutte le loro spippolate, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa fa il giorno dopo? Vuole delle risposte, perché chiaramente adesso il Blue Beetle si è innestato nel suo corpo, e torna alle industrie Cord, che è una scelta di merda, punto uno, perché aveva il numero di cellulare della tipa e quindi poteva scrivergli. E in seconda battuta, quando arriva all'industria Cord, dice: ma dove devo andare? Si trova Jenny Cord direttamente fuori dalle industrie, che sta scappando, e c'è letteralmente, gli passa davanti, cioè non deve cercare, non deve fare niente, gli piove lì, tutto ultra comodo. Cioè, cercala, fai una cosa, cioè, a lui le cose, oltre al fatto che è diventato il Blue Beetle, gli piovono dal cielo. È proprio una di quelle cose che ti mette così tanto l'amaro e succede così tanto presto nel film, che dopo tutte le volte che vedi un Deus Ex Machina alzi gli occhi al cielo e dici: è chiaro, perché ci possono stare e possono funzionare, ma cioè, se anche banalmente la ricerca di una persona non c'è, perché tu hai l'idea di cercarla e poi arrivi e te l'ha presentata lì, cioè sono cose che devi usare con parsimonia, perché sono molto pesanti da sopportare. E quindi cioè, e poi cioè, anche per quanto riguarda l'empatizzazione con i personaggi, Hamie Reyes non è un brutto personaggio, ok? È il classico buono, non vuole uccidere nessuno, ha fatto la scuola, si è laureato, è un pochino goffo ma cute, vuole aiutare la famiglia, cerca un lavoro, cioè, non riesci mai, cioè, sembra sempre molto costruito, non riesci mai a empatizzare con lui. E dopo aver fatto battute e momenti un pochino action e cercando di sviluppare la storia, gli muore il padre. Gli muore il padre, la scena è straziante, perché è straziante, perché lui viene portato via mentre guarda suo padre che ha un attacco di cuore e muore. Però
non hai avuto il modo di empatizzare, di legare con Amie, e quindi la scena cioè, risulta un po' così. E poi dopo cercano di tornare su questa linea comic action, non lo so, mi ha lasciato proprio deluso, perché oltre a essere una storia molto banale, che questo non è necessariamente un male, è resa con dei canoni brutti di gestione della storia. E quindi come fai a dare un personaggio piatto a Susan Sarandon, che continua a dire a tutti quanti: sì, uccidi questo per il bene superiore, sì, uccidi questo per fare il bene dell'azienda, tu ti chiami Sanchez, e lui per 8 volte, che tra l'altro è Virgulen, che si vede 3 volte nel film, ma vabbè, io non mi chiamo Sanchez, si chiama Dottor José Francisco Morales Rivera de la Cruz, che tra l'altro de la Cruz secondo me è un omaggio al personaggio che fa in What We Do in the Shadow. Però va bene, vuoi fare un depicting del razzismo? Però così è troppo, il dottor Reyes, scusatemi, non il dottor Reyes, il dottor, lei lo chiama Sanchez, il dottor Francisco Morales Rivera de la Cruz, è l'esperto che fa le interconnessioni tra lo Scarab e le tute Omak, perché loro vogliono usare chiaramente, a quanto pare, i sorgenti, che non si sa come facciano a leggere, ma è un comic, ci può stare, non importa, e li vogliono mettere dentro l'Omak. E questo personaggio è importante, se tu sei a capo di un'industria multimilionaria ti rendi conto che questo soggetto è importante e lo devi trattare con riguardo. No, è un personaggio messicano, quindi lo trattiamo di merda, lo chiamiamo con un nome di merda perché lui fa cagare. È chiaro che questa cosa ti si rivolta contro, ma essendo così dal minuto uno, ti fa perdere spessore, perché non è nemmeno intelligente, non si comporta nemmeno in maniera corretta verso delle persone dalle quali deve ottenere qualcosa. Che senso ha? È ovvio che ti si rivoltano tutti contro, però se lo vedi già perché questa è la situazione, quando succede non è un twist, è un alleluia. Cioè, hai capito? È inutile che continuo a martoriarlo, perché avete capito che non è un gran film, mi sono sfogato, mi sento meglio. Fatemi vedere se per sbaglio siete andati a vederlo anche voi, fatemi sapere cosa ne pensate, perché magari a qualcuno è piaciuto. C'erano dei bambini al cinema, comunque 8, 10, 12 anni, che li ho visti comunque, l'armatura è figa, ma non c'è abbastanza, è ora che i film di supereroi facciano uno step up in qualità, dal punto di vista di tutto, perché hanno sicuramente il modo di farlo. E se non lo fanno, lo fanno solo perché devono buttare fuori delle cose. Buttate fuori meno film e fate delle cose più belle. Speriamo che questo sia l'ultimo film del vecchio ordinamento di DCEU e che James Gunn tenga fede alle cose che ha detto che ha fatto, perché comunque a livello di lavori ha fatto un sacco di belle cose, però non hanno più scuse, hanno giocato il jolly e adesso devono riuscire a fare qualcosa di fatto bene. Mi raccomando, fatemi sapere e noi ci vediamo al prossimo review. Ciao! Mi sono convinto di non aver...